ti sei addormentata. Oh, ma mi sembrava strano che dormissi ancora. Ascolta, è mezzogiorno e tua sorella sta ancora dormendo. Ancora. E cosa dobbiamo fare oggi? Deve fare l'elettrocardiogramma per la palestra, per i pop. Oggi? Eh sì, quindi devo andare a svegliarla perché siamo in ritardo, dovete pranzare e alle 2:30 io volevo essere già in farmacia per farle l'elettrocardiogramma. Ok? Quindi la vado a svegliare. Tu nel frattempo avresti fame? No. Aspettiamo ancora un attimino, poi pranziamo. Sì, allora guarda, ho fatto uno qua. Vediamo? Uno qua. Piena di tatuaggi. Uno qua. Mamma mia. Altro qua. Wow. L'altro qua. Wow. L'altro qua, l'altro qua. Va bene, vado a svegliare tua sorella. Ah, guardate. Cosa dobbiamo guardare ancora? Non lo lasciate su. Le mie sabattine a cuoricino. Le tue sabattine a cuoricino? Le vado a prendere. Sì, va bene. Sempre su sono, Le abbiamo comprate per lasciarle su. Che bello. Aspetta. Sì, aspetto. Adesso qua. Oh, finalmente le ciabattine con i cuoricini ai piedi di Anastasia. Buongiorno, stavo per arrivare a chiamarti. Sapete che Gasper l'ha seguita? Ma certo, Gasper da solo è un'anima persa. Buongiorno, ben sveglia, soltanto a mezzogiorno? Ma brava, ti sei riposata? Lo sai che oggi cosa devi fare tu oggi? L'elettrocardiogramma. Volevo andare presto, non volevo andare stasera. Quindi adesso fai colazione? E che cosa vuoi? A latte e cereali? No. Crostatina con latte? No. Plum cake? No. Kinder brioche? Pasta e fagioli? No. Pasta olio e formaggio? Crepe alla Nutella? No. Sì. No, mi piace. Risposta sbagliata. Crostata. No, non mi metto a fare una crostata io adesso. Quindi decidi, apri la dispensa. Ma oggi non me la fai? No. C'è il mondo. Vuoi una spremuta d'arancia? No. Cosa vuoi? Ma fa niente, ci penserai da solo. Pane, Nutella! Meglio fare un po' di stretching prima di andare. Stretching con i pesi? Sì, ma guarda. Ma non si fa con i pesi lo stretching? Quelle attività fisica? Sì, faccio un po' di stretching. Brava, questo è stretching. Bravissima. Eh sì, perché devi dimagrire che sei un po' grassottella, effettivamente. Ne hai bisogno, sì sì. 7, 8, 9, ti sei preparata? E poi con l'altra. Ok, atleta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E poi con i piedi, guarda. Vediamo. 1, 2, con le gambe. 3 e con le gambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi. Basta. Adesso dobbiamo andare. 1, 2, 3. Mamma mia, ma quanto sei forte! Cuccioline e cuccioline, se non avete ancora acquistato i nostri prodotti, i prodotti di Temu, acquistateli adesso, ok? Devono iscriversi a Temu e acquistare con i nostri prodotti. Con il codice. Tanto, ma sei bravissima lo stesso, amore! Con il nostro codice sconto. E andate a vedere il nostro video di Temu, così trovate il nostro codice sconto, perché non dovete inventarlo, se no poi non li acquistate. No, li acquistano lo stesso, ma non gli fanno lo sconto. Mica con si i nostri invece vi fanno lo sconto. Esatto. Quindi acquistatelo subito, così almeno avete un sacco di cose poi su Temu. Magari c'è. Volete un vestito rosa, non sapete dove comprarlo, basta che andate nel nostro video e il vestito rosa, il mio vestito che è anche bello e anche che vi E chi l'ha comprato il tuo vestito? No, il tuo completo, chi l'ha comprato? Tua cugina? Ah, Aria, la mia cugina Aria, che è andata e ha acquistato i nostri prodotti e ha acquistato quel vestitino che c'era un quale, perché noi abbiamo un completo già. Se voi andate su Instagram, scrivete Anastasia Momoi e vedete, c'è una mia foto con me e lei, abbiamo gli stessi vestiti. È vero. E poi abbiamo un vestito che stavo disegnando con un fiore, il vestito estivo. Sì. Che ti ha regalato la zia Samantha. Stavamo andando al ristorante e avevamo così, cioè, come si chiama? Lo chignon. Lo chignon. Esatto, e quindi faremo un'altra foto con quei vestiti quando andremo noi o vengono loro a Pasqua. Sì, amore, tra neanche un mese arrivano, sei contenta? Sì. Anch'io. Ci mettiamo quel vestito, lo pubblico su Instagram, andate a vederlo, Va bene, amore. Allora, adesso andiamo a fare queste due commissioni che poi ho una sorpresa per voi. Guardate che ci sono i palloncini, che bellino. Perché c'è l'inaugurazione. Ma vi siete presi anche il palloncino. Vediamo, Ani. Stai mangiando la focaccina, il palloncino. Siete due arancioni, il palloncino. Sembra che il palloncino vola. Se lo lasci andare va,
hai finito di mangiare? No. Dai che andiamo dentro a vedere cosa c'è. Nel frattempo è aperta anche la farmacia. Andiamo. Dai. Andiamo a fare l'elettrocardiogramma dopo questa merenda fuori da un negozio. Andiamo, dai. Adesso aspettiamo, poi saliamo su con l'ascensore o preferisci andare a piedi? Perché? Ascolta, ma non succede niente. Vuoi andare con le scale? Non vuole prendere l'ascensore. Come va? Sei pronta per partire per lo spazio? Puoi parlare adesso, è andata a trasmettere i dati, già finito. No, ha detto di aspettare, perché se dovesse esserci qualcosa che non va lo rifacciamo, ok? Allora Anastasia, siamo tornate a casa, abbiamo fatto tutti i nostri giretti, cosa ci fa il palloncino lì? Ah, ci arrivi! Allora io vi devo dire una cosa. Fantastico, amore. Adesso, visto che stasera dobbiamo uscire, io mi devo fare bella, io vado in cucina perché devo fare una cosa su di me che voi non potete vedere. Quindi adesso io mi chiudo qua dentro e mi faccio... Sì. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Cosa fai? Questa è roba mia. Mi sono ordinata le unghie col gel. No, no, per me basta. Le unghie a gel, la lampada UV per... E sono mie. No, sono mie. Allora, effettivamente potreste usarle anche voi perché sono unghie che si possono limare. Ragazze, sono mie le unghie. Ma lasciate l'aperto. Anastasia, lo hai aperto. Datemi le unghie che me le metto. Me le apro, me le metto io. Anastasia. Allora, se non sai neanche come si deve fare. Anastasia, le unghie sono mie, io mi volevo dedicare 10 minuti della mia inutile esistenza a mettermi le unghie. Che cos'è questo? Questo è un cartoncino, servirà a qualcosa il cartoncino. Questa è la limetta. Queste unghie sono fantastiche perché praticamente si possono tagliare o limare e quindi si possono fare della stessa misura che tu vuoi. Ma noi sono anche cioè, tipo unghie vere. Adesso le guardiamo perché io non le ho ancora viste e quindi le stavo cercando di scoprire, ma non insieme a voi. Allora, adesso ti spiego. Questa qui, che sembra uno stuzzicadente molto grosso, serve poi per togliere l'unghia, perché l'unghia si incolla, Vanessa, huh? È a gel. Quindi poi per toglierle basta semplicemente usare questo bastoncino, sollevarle e l'unghia dovrebbe venire via. Quella è la lampada per asciugarle. Quindi questo questa è lampada... il mouse. Come? È il mouse. Sembra un mouse, sì, si sollevano le gambette sopra, si attaccano alla corrente, altrimenti non funziona, sì. E si mette, sì, bisogna attaccarla alla corrente. Possiamo utilizzare il mio computer, penso che possa andare bene, adesso guardiamo, sì. Ah, qua si apre le dita qua. No, lo metti giù, vedi che qua sotto ci sono le lampade, tu lo metti in piedi qua. Così. E metti sotto la tua manina, esatto, perché le lampade si accendono. È l'unica cosa che ho già visto. Non ho ancora aperto niente. Anastasia, cosa stai combinando? Sono mie le unghie. L'ho aperto. Vedo il pezzettino di carta lì. Allora, sono due colori. Uno è bianco e uno è color carne. Ma perché sono colori per donna adulta? No. Sì. Oh, la limetta. Ani, l'hai aperto? Guardatela com'è impegnata. Mi sto mettendo le... cioè, le donne. Ma scusate, sto ma cosa state facendo? È mio? Era mio questo momento. Volevo dedicarmelo tutto per... Tieni solo. L'hai aperto? Tieni. Volevo. Sì, volevo. Esatto, proprio volevo. Passato. Qui... Cosa stai facendo questo, tu? Stai mettendo... È la prima volta che vedo Vanessa mettere... No, amore, amio. Queste unghie sono vietate ai minori di 5 anni. Scherzo, sono unghie adatte a tutti. La bellezza di queste unghie è proprio questo. Cioè che le possono mettere chiunque. Perché... Allora, sono unghie classiche, quindi hanno la lunghezza da adulte, ma si possono ritagliare. Ah, e limare. Non lo so, secondo me sì. Adesso prendo una forbice, dai, ho già capito. Io le ho aperte. Vediamo un po' come sono le tue, bellissime. Rosa, vedi Anastasia, ci sono tante misure. Io questa qua ti va bene a te. Questa qua può andare bene a te, piccolina. Poi si tagliano. Fa vedere? Fammi vedere. Non so se le vedete, però è un po' metallizzato. Sì, un pochino sì. Ok, dai, Vanessa. Proviamole, dai. Istruzioni perché? Istruzioni per metterle le unghie. Allora, prima di tutto dobbiamo limarle.
Ma non è vero, prima sì, di tutto è la tua unghia questa che devi limare, non l'unghia quella lì. No. Quindi limatevi le vostre unghiette. Anastasia, tu le hai corte? Ma le hai lunghe, Ani? Ani, com'è che ti limi le unghie? Fa vedere. Wow, una grattugia. Io ho fatto. Tu le hai fatte? Bene, dai, allora devi scegliere anch'io prima la tua misura. Però va bene. Ma sì, secondo me sono corte le tue, dai. Solo queste qua. 4, 5, 6. Scegli la misura del pollice. Allora, il pollicione secondo me è questo qua. Ma ci sta? Oppure questo. Ma no, sono grandi questo per te quelle, questo, secondo me. No, questo. Per me è questo. Quello piccolino, amore. Sì. Ma io quale? Io so come si apre, guardate. Ani, però se scegli quello più piccolo per il pollice e poi per le altre dita che cosa scegli? Ci sono, sempre piccoli. Scegli quello un pochino più grande. Questo. Va bene. Wow. Allora, tu l'hai già messa? Lo sto mettendo. Vediamo. Ok, vedi com'è fatta, che è morbida? Adesso, fammi vedere. Io la metto. Fammi vedere, sei bellissima. Ci vuole la forbicina. Vado un attimo a prenderla perché qua ci vuole la forbice guardate giusta. Io. Dovete fare un po' così. Gli dai la forma che vuoi. Vedete, se le vuoi rotonde le guarda io sto facendo così. Brava, sì, è proprio così che si fa. Come? Si attaccano con quello, lo schiacci così, così dalla parte piatta, così l'attacchi bene bene. Okay. E negli così. Sì. L'attacchi. Nel frattempo io vado a prendere la forbicina. Vai, Vane. Bravissima. Vediamo Ani che intanto si accinge a tagliare la sua unghia. Oh, vediamo. Benissimo, perfetto. Adesso Vanessa ha già messo il suo ditino. Ma è lunghissima. Quella di Vanessa è un po' lunga, sì. Adesso aspettiamo che Vanessina trascorra questi 2 minuti sotto la lampada e vediamo se si indurisce, ok? Intanto io voglio pure già l'altra. Vuoi metterti già l'altra? Sì. Va bene. Comunque erano le mie. Io stasera dovevo uscire, volevo le unghie un po' lunghe. No. E invece neanche questo mi sono meritata oggi. Mi dispiace. Mi dispiace a me. Dov'è? E come va? Ecco, anch'io uso la forbicina. Sapete io questa? Stai spiando? Non le voglio fare. Si stanno indurendo. Si stanno indurendo, amo. Guardate. Bella. Perché non le voglio fare tutto uguale. Vediamo. Dopo le mettiamo sotto la lampada e se si induriscono bene così bene le liviamo se dopo. Se riesco le faccio anche tutte. Mettile, mettile, mettile così poi metti la mano. Così poi metti direttamente la mano. Eh sì. Ti piacciono? Vediamo. Ho fatto anche questo. Ho fatto così, ho preso la forbice. Sapete come qualcuno fa così per tagliare le unghie? Fa così. Tutto esatto. Si tagliano proprio così le unghie. Pensa a te. Dammi un dito, dammi un dito. Dammi un dito. Vuoi un dito? Tieni. Cosa mi metti solo? Che cos'è? L'avanzo? Sì. Della tua? Sì. Ma dai, con l'avanzo della tua posso farci un'unghia io allora. Sì. Wow. Guarda, va bene così. Sì, beh, bisogna togliere un attimino gli angoli. Va bene. Hai capito? Da dietro? Da un'unghia ne facciamo due. Sì, così almeno. Guarda, è perfetta la mia. È perfetta perché l'altro lato. Guarda. Devo solo tagliare gli angoli e poi è perfetta. Sì. Grande Ani. Un altro prima io voglio fare tutto e poi di brava però Ani, Brava Ani, vero? Anche questi li ho fatti tutti ieri, io ero sola. Anastasia ha un tic nuovo, cucciolini da oggi. Com'è? Mamma, vanno bene anche per te? Guarda, vanno bene anche per te. Ma amore, erano mie queste, non è che vanno bene anche per me. In teoria dovevano andare bene solo a me, ma come al solito mi avete fregate e sono rimasta senza. Meno male che i tuoi avanzi vanno bene anche per me. Ok, ora mettiamo questo, il perultimo, poi l'ultimo io che le sto facendo tutte. Secondo me le dovresti accorciare un pochino. Prova a limare l'angolo, gli angolini che non mi piacciono quadrati. Aspetta, fa male? Hai brividi. Ma perché? Devi fare così, prendi. Sì, amore. E così attacchi. Forte però, non così. Forte. Va bene. Sennò poi non si attaccano. Vai Ani. Ma sei un mito. Dammi un dito che vuoi. Quello in mezzo, in medio. Un po' storta, ma va bene. Ok, guardate. Vanessa sta limando la sua unghia semi indurita. Sì, è un po' indurita, Vane? Sì, aspetta, la metto ancora un po'. Però ti conveniva mettere tutta la mano. Devi far come Anastasia, se no ci metti 6 giorni te per far tutta la mano. No, non sto zitta. È giusto, metti tutte le unghie e poi rimetti tutta la mano sotto. Adesso le mette Anastasia. Sono perfette adesso, no? Vero? Puoi vedere? Sì. Sentite? No, si sente invece. Io ancora che non te lo fa. Vedi? Ok, Ani, lampada. Andiamo sotto la lampada.
Buon voyage Anastasia, buon voyage sotto la lampada. Quando si spegne la luce, sono passati 2 minuti, possiamo vedere se va bene o tenerla ancora un po', ok? Ani, si sono asciugate? Sì. Sono dure? Sì. Piano piano limale. Funziona quindi la lampada? Guardate. Fammi sentire, amore. Tocca, no, il mielo, tocca il mielo. Ma sono durissime, wow, dai lima, piano piano devi limare. Vanessa, che punto sei? L'anno prossimo ce la facciamo entro il 2025 a metterti, guardate com'è impegnata, guardate. No, adesso anche il 2026. Mamma mia, tu hai già fatto una mano. Io mi faccio anche i piedi. Ma si sono indurite subito in 120. Ma io... Sentite? No, ma perché io no? Ma perché io sono la mamma e queste unghie erano mie. Tu li hai corte, ma per quel po'. Però sì. Fantastico. No, ma le devo mettere ancora un po'. Ecco, l'unica cosa che non mi piace, Anastasia, è che questo angolino qua si alza. Quale? No, le tolgo. Le togli tu? Dai. Allora, piegale le altre. Piegale le altre. Ho detto questa, no. Allora, prepari questa. Questa così. E poi qua la metti sotto. E fai così. E si solleva. Che bello. Brava, perfetto, adesso toglimi anche le altre. Oh, vedo una mano splendere sotto una lampada. Attenzione, e Vanessa dopo mezz'ora ce l'ha fatta. Hai messo anche un po' vicino, amore? No. Perché? E dopo? Alla fine. Cosa? Perché non entra sotto la lampada. Cosa? Il pollice lei lo fa alla fine perché non entra sotto la lampada. Ha ragione, il pollice si fa a parte. Tu hai fatto tutto, va bene. Ma lei è la mano più piccola. Vane, le hai tolte della lampada? Ma mi fai vedere le tue unghie spaziali? Aspetta. Ah mio, si sono indurite? Sì, manca il pollice. Ah già, è vero. Allora stendiamolo a fine per questa super, super mano. Dai, su, su, che facciamo vedere ai nostri cucciolini il risultato finale. E poi vi devo svelare un segreto che vi piacerà un sacco. Allora, sono pronte. Però secondo me dopo che è stata finita le indurisco ancora un po' perché... Sì, perché le tue sono lunghe. Quindi hanno bisogno di essere indurite un po' di più. Facciamo però vedere questo splendore, per favore. Vediamo. Wow, bellissime. È così? Belle. Però sei una bimba e quindi non puoi utilizzarle così lunghe per andare a scuola. Quindi no. Se le vorrai tenere per andare a scuola lunedì, poi le accorciamo un po', va bene? Limandole. Mangio anche queste. No, ti prego. Tu stai facendo le tue e poi le devi limare. Sono durissime. Sono durissime, amore. Dai, facci vedere come limi le unghie tu, che come le limi tu le unghie non le lima nessuno. Perché? Perché mette tutta la mano, mi fa morire. Va bene, cuccioline, dai. Vanessina, le tue unghie sono bellissime. Anastasia, anche le tue siete state veramente... Sì, io ho finito. Brava. Fammi vedere, amore. Bella. Contenta? Sì. Siete contente? Sì. Allora vi devo dire una cosa, ma se io vi dicessi che tra poco usciranno le unghie come queste con il nostro brand, quindi di Vanessa e Anastasia. No, ma ci stai prendendo in giro. No, amore, siete contente? Quindi il nome Vanessa e Anastasia? Con la confezione di Vanessa e Anastasia. E soprattutto... La cosa che vi volevo dire a voi, ma a tutti i cucciolini, che chi acquisterà le nostre unghie avrà una sorpresa indimenticabile. Non lo posso dire, non dirò più niente, aspetteremo l'uscita delle nostre unghie e sveleremo tutto. Anche il gatto è sconvolto da questa notizia. Allora, chiudiamo il video qua. Guardiamo. Cioè, vi dico che... È talmente bella, funzionante la cosa che non si stacca più dal tavolo. Allora, queste sono le unghie bianche. Vediamo, Vane, ferma, non ti riesco a seguire. Bellissime. Queste sono bianche, queste sono rosa. Guarda, questa è lunga. Ma soprattutto ci saranno altri colori, ovviamente, quando usciranno le nostre unghie. Scrivete nei commenti quali sono le più belle. Quindi rosa, va azzurre bene. O bianche. Non lo so, non posso dirvi nulla, tesorine. Sarà una super sorpresa anche per voi. Cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma mi raccomando, non perdetevi più i nostri video, perché magari tra un po' di giorni usciranno nuovi video con le nostre unghie personalizzate. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Ciao! È arrivata mezza.
Resta Anastasia, corriamo giù.